Eccomi, funziono? Funziono, vado, è tutto regular? Spero di sì. Aspettate un attimo che imposto una roba. Ok, mettiamo questo qua. Così. Ok, ci sono. Ci sei? Col druido full percato di Codex? Anch'io, anch'io, anche se ho cambiato un paio di oggetti perché non ero a posto. Buonasera, se vuoi unirti, Constant, se vuoi unirti basta che mi aggiungi dei contatti e io ti aggiungo, cioè per me non è un problema, eh. Anzi, buonasera, buonasera a tutti. Io qua stavo andando avanti con la storia in verità per prendermi il cacchio di cavallo. La verità è che sto lasciando quello. Sono full leggendario, però è un full leggendario. È un full leggendario un po' del cazzo. Nel senso che, boh, mi sta continuando a dare leggendari. Ciao Giulia, ciao, come stai? Mi sta dando praticamente full leggendari. E non chiedetemi, non so il perché bene. Cioè, veramente è come se lui andasse a cercare proprio i leggendari che non ho. Vai, 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 tranquillo, Costan. È come se proprio andasse a mettermi quelli che mi mancano. E io, per l'amor di Dio, non mi lamento minimamente. Però è un po' strano. Un po' weird. Facciamo così. Fatemi mettere un tag. Ok, che ho aggiunto. Allora. E quindi niente, siamo. Diciamo che sto un po' costruendo quello che mi arriva. Vi dico la verità. Sto cercando di livellare un pochino su Diablo. Tutto bene, ma se vuoi venire a livellare con me, basta che ti aggiungi, eh. Cioè, proprio non ti preoccupare, eh. Io, ragazzi, facciamo il party e andiamo avanti. E io fear proprio. No fear, Destination Darkness. Fate come volete. Tanto ce n'è per tutti, guardate. Cioè, non è una roba. Non è una roba elitaria o roba del genere. Che livello sei? Così almeno ci facciamo un'idea. Vabbè, qua ho capito che. Qua devo un attimino darci un po' più cattivo del normale. Ah, si è al 24? Vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo. Perché sei un po' bassina rispetto a quello che sono io. Magari se entri da me ti fai dei livelli a babbo. Se riesci a non morire. Prova un po'. Proviamo un attimo. Proviamo un secondo. Proviamo un secondo. Cioè, se io ti invito nel gruppo, no? La cario io. Dai, ti cario un po' io. Giù, non ti preoccupare. Aspetta, ma c'è il vocale in gioco, c'è? C'è il vocale in game? Lol. Ok, vediamo un po'. Che tu sei un po'. Ok, 24. Te vieni dove sei tu? Non ti vedo. Dove sei nata? Ah, sei nata lì tu, ok. Vabbè, senti, vengo lì un attimo. Tanto ho una quest lì vicino. Ah, si adega a livello? Quindi tecnicamente non va a subire in questo caso lì. Cioè, non la sto mandando nei problemi. Cioè, vieni un attimo, seguimi un po'. Vediamo un attimino com'è la situazione se passiamo di qua. Ah, delle vesci che mi stanno uccidendo. Cioè, tipo, io voglio andare di là, no? Stivali nuovi. Ah, una volpe. Ah, che mi sarebbe dispiaciuto, capito? Tutta sta gente che ci portiamo dietro? Ok, quindi di qua. Tanto io mi faccio anche una pozioncina. Belli goletti. Quindi lei prende comunque più XP e io comunque prendo l'XP maggiorata del mio. Cioè, che va bene per me. Credo, vero? Giusto per essere tranquilli. Prendo anch'io. Quindi, ok, la prendiamo tutte e due come se fosse XP del nostro livello. L'importante è quello. L'importante è quello. Bam! Ok. Cominciamo a girare, comincia a girare il sorcetto. Il sorcetto comincia a funzionare, ragazzi. Esatto, io lo sedego ognuno e prende l'XP. Sta fantastica, sta cosa è meravigliosa. Sta cosa è meravigliosa. Così, però comunque la carry uguale. Il carrying è comunque presente, è vivo nei nostri cuori. Aiuta Cristina a trovare qualcosa.
Quindi vediamo Cristina dove sarà. Tanto abbiamo anche l'evento qui. Minchia. Questo? Ah, eccolo dov'era. Simpatica. Sta qua. Theodor non lo vedo benissimo. Ho visto meraviglie. Quanto piacere. Quanto dolore. Ah, incubo no. Sono contento, pass. Cosa? Fedor? Ma come? Ancora? Per favore, Mina! Cercare la donna che gli ha fatto questo. Ma ancora? Ancora, ancora. Va bene. Facciamo l'evento. Sì, sì, basta che mi fai la richiesta di amicizia e ti aggiungo. Ezergantis 2883 il Battle.net. Ok, vediamo qui cosa dobbiamo fare. Uccidere i nemici, va bene. Posso ancora farlo. Mi salveremo noi. Ah, l'ho fatta e l'ho accettata? Ok, passa, allora ti aggiungo. Chi sei come nome? Dimmi il nome così ti aggiungo al volo. Morto, muerto. Cioè, vabbè, io sto qua sopra. Ok. Allora controllo perché non ti avevo visto online. Ci sono i sordi. Qua ci sono i gauletti. Come ho finito il mana? Non ho fatto niente. Niente ho fatto. Come ho fatto a finire il mana? Nulla ho fatto. Che ha spreadato la merda in giro. Sì, che ha spreadato lo schifo everywhere. Oh, alla grande, dai, è andata bene. Mi ha salvato la vita. Ora ti controllo, pass. Vediamo un po' come l'hai chi. Ma sei online adesso? Ah, eccoti qua. Ma sei già nel clan, pass. Ci sei già. Mi dice che ci sei già. LOL. Fosse attratto da me, ma io gli ho dato solo ciò che desiderava. Chi è sta scema qua che la massacriamo? La sua insignificante anima è stata bagnata tra estasi e agonia, ma la sua carne è inflessibile. Quindi? Ah, ok. Giulia ti chiamava sta qua. Ti chiamava perché è esplosa. Risolta. Olè. Risolto. C'è una ricompensa. Ancora, ancora. Basta. Cosa c'è qua sopra che non l'ho ancora visto? Mica una fortezza? Ah, aspetta. No, c'è da parlare ancora con questa. Sono io che sono partito in quinta, Giulia, scusami. Colpa mia. Ah, estrazione del pugnale, ok. Fatto anche il livello. Ok, ho fatto un livellino. E via, boom. A posto. Ma io non vedo dentro al clan. Puoi stare più di un clan, come sappiate? No, nel clan... Ah, non ti vedo neanche io, ma devo averti già mandato l'invito. Quindi può darsi che tu non l'abbia accettato. Cioè io ho fatto... Ah, ora ti posso reinvitare nel clan. Boh, vabbè. Te l'ho reinvitato. Quella che è... Sì, penso che sia riferimento a quella.
Ok, questa è una zona che non avevo ancora visto. Cosa vuoi fare, Giulia? Dimmi, hai delle preferenze? Guarda, guarda qua come esplodono tutti, che belli. Dimmi, hai delle preferenze? Te ne frega niente? Vuoi livellare, punto? E delle priorità? Perché io, boh, pulirei quello che vedo. Eh beh, sì, pass. Quello che vuoi, io mi adeguo. Va bene, allora entra qua dentro, dai. La draga del morto. Di nulla, pass, non ti preoccupare. Andiamo nella draga del muerto. Ogni tanto c'ha sto bugghino che entri e ti carica all'infinito. Ciao, Ricky. Dai, col negro. Dai, ciao, Bal. Dai, col negro. Dai, giù. Sì, così. Secco. Lol. C'era una trappola nello scrigno, ma pensa te. Ma pensa te. Ma pensa te che stronzi. Lol. Che c'è anche. Ma c'è un elite in tutto ciò? Ah, ma è una prova del forziere maledetto. Ah, ok. Che figo. Beh, direi che ne abbiamo massacrati abbastanza di nemici, come dice, come diceva la missione. Qua sono bloccato, non vedo niente. Ok. Va bene, uccidiamo i restanti. GG. Gran lavoro. Come non posso portare altro? Quanta roba c'ho? Madonna, che schifo addosso c'ho. Vabbè. Mi libererò di un paio di robe. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci trasciniamo solo la roba d'oro. Ah, grazie, me l'ero dimenticata quelle. E via, e ci prendiamo solo un po' di roba d'oro e semmai le pietre. Ma no, ma che casino. Tanto a tutte e due facciamo un bordello infinito. Quindi è un casino giusto. E guarda che anch'io faccio un bordello senza senso alle fine di fulmini e robe varie. Anzi, tu è meglio perché dai un sacco di target che non sia io. Questo mi rende solo super felice. Tutto bene, Tito? Te come stai? Raccogli il malanimo del portamalanimo, vabbè. Ole. Ok. Questi esplodono. Se non ricordo male, infatti. Come ti trovi con il negromante? È forte. Non mi ha mai fatto impazzire il fatto di dover evocare roba. Però mi rendo conto che effettivamente sia molto 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 utile. Ma io finalmente ho dormito, in verità. Finalmente ho dormito e vivo. Ok. C'è un po' di casino qui dentro. Fantastici gli scheletri che tolgono target. Sono bloccato, ero tipo. Io comunque su single target sto facendo una fatica. Sto facendo veramente una fatica veramente grossa. Cioè non ho quel danno ancora da... Cioè costa... Mica, ma è tutto elite qua dentro? È tutto elite qua dentro, raga. Tutto elite. Lol, rugoso.
Che poi c'è la mia età. Boh. Ok. Sono più giovane, sì, vabbè, ma dopo i 30 siamo tutti sulla stessa barca, quindi... Sei più giovane, ti piacerebbe. Ok. No, gli stivali di cuoio no. Ma dimmelo. Ecco. Questo qui. Ok. Tutto sono quasi alla quest. Avevo una quest, non mi chiedete come, quando e perché. Sul singolo faccio fatica tanta. Sapete che siamo in due, quindi è aumentata anche... Oddio, ho perso Giulia. Giulia! Aiutami! Me menano! Porta i tuoi scheletrini! Madonna, quanto ho rischiato qua. Meno male. Ho passato un brutto momento. Ma diglielo. Che diventa quello primario e quello secondario. Santuario letale. Dimmi, Nats, se posso risponderti, se mi viene in mente ti rispondo. Dimmi. Ok, non ho altri cose da equip, è vero. Ok. Ole. No. Da, sposto una pietra e dico sono risorto, lol. Vigi più ondate possibili. Ma sono ondate, ok. Cazzo, questa è considerata un'ondata. Rip, non ce la facciamo. Boh, meglio. Ma perché c'è sempre sta succube che spawna dall'altra parte del mondo. Oddio, l'abbiamo fatto per un pelo. Per un pelo. Vabbè, ma ora col letale, ciao. Sì, vabbè. Ok, stivali leggendari era quello che mi interessava, quindi via. A posto. Cosa ho droppato? Se ti feriscono mentre sei sotto effetti debilitanti? Assolutamente no. Anche se a livello di stat... No, non mi interessa. Non mi interessa. E comunque di XP ne abbiamo fatta un po', eh. Ma qua c'è qualche goal. Ok, no, si va su. Che senso non ti fai trovare a casa? Che vuol dire? Oddio. Ok. Vai, quel Serpenthausen. Ma io non ho capito sto schifo che evocano loro. Olè. Lol. Ciao Bartial. Così. Ora son zio. Di colpo. Tino, lì l'ho visto. Forse era meglio dividerlo in 2/3 parti. 10 ore è tanto, eh. Però vabbè. Grazie comunque che l'hai fatto. Anzi, sono super grato. Però magari non più di 3 ore d'ora in poi, perché...
Le pozze nere sono mie. Ah, ero convinto fossero loro. E dicevo, che è sta merda sotto il culo? Infatti dicevo, boh, ero in acido. Sono perennemente senza mana comunque. È meglio pullare un personaggio, perché se l'hanno magari pullarne due e averli in un team. Due averli in un team, secondo me. Due averli in un team, secondo me. Io di fatto ho costellato praticamente quasi niente. Cioè, nel senso, volontariamente non ho costellato praticamente un cavolo. Forse Utao... Ah, non te la fa, è enorme. Non, te la... non, puoi sai... non puoi sai la risoluzione dal gioco? Basta che lo metti... Ah, devi metterlo dentro da dietro. C'ha un pannellino dietro che stacchi e poi si attacca magneticamente. Nel quale c'è l'entrata delle cuffie. Però già pronta quello di ieri, quello di oggi sei il numero uno, Tino. Sei veramente il numero uno. Quello mi aiuta tantissimo, questo. Sei un santo. Sì, mi dicono spesso che sono un santo. Occhio che. Occhio che. Ah, questo ti grida occhio e ti evoca la roba. Sì, sì, tutto merito di Tino, no? Cioè, ma sei tu che non... Che, cioè, questa oscurità la evochi tu, Giulia? Io non vedo niente. So orbo. Ok. Minchia, quanti elite ci sono? Oh, vabbè. Dove è andato questo? Buono. Fermate. Sì, sono i cadaveri che esplodono. Dio santo. Vabbè raga, prendo solo la roba leggendaria, perché non ho spazio per nient'altro. Veramente. Oh, uno scrigno. Sordi. Questo mi sa che non lo posso liberare, perché lo vedo un po' caput. Come cazzo hai fatto ad arrivare al livello 47? No, in due giorni. In due giorni. Ciao Maki. In due giorni, non in una settimana. Due giorni che non ho giocato neanche tanto, purtroppo. Avrei potuto giocare di più. Ma non ho giocato tanto. Potevo essere di più, Se giocassi sempre in team da 4 e andassimo dritti come i treni, ero a 60 almeno. Vedi? Te l'avevo detto. Giri la testa adesso. Fa ridere perché giri la testa. Cala ha finito un'oretta fa la storia principale. No, io devo lasciare. Preferisco giocare con voi. No, sai, ma io la gente per farmare ce l'ho se voglio, È che non sono stato tanto bene in questi due giorni. Se no, l'avrei fatto. Ti aggiungo, Costan, ti aggiungo. Dimmi il tuo. Aggiungimi tu. Zergantis hashtag 2883. Ah, ok, sei già nel clan, Costan. Dimmi un po' qual è il nome che ti aggiungiamo nel clan, così farmiamo tutti insieme together. Liberiamo lui. Lui è ancora vivo. E allora mettimi dentro al gruppo, così siamo tutti... Cioè... aggiungimi, così io ti aggiungo. Ok, questi hanno vita aumentata. Posso ancora farlo. Mi manca il mana necessario. Che cosa? Ah, funziona? Il mio carico è eccessivo. La mia vita sta andando a rotoli. Il mutuo non si paga da solo. E frasi classiche da... LOL. Ho bisogno di più tempo. Madonna, come gli tolgo la conversazione. Lo odio già. Devi stare zitto e uccidere. Sì, no, ma che Cala avesse lasciato, giustamente. Ma bisognava fare come bisogna far lui. Soprattutto lasciare il capitolo 3. Perché almeno in questa maniera vai a prendere il cavallo. No, allora, il doppiaggio è fantastico. Ora guardo, Il doppiaggio è clamoroso. Sono un santo.
me lo dicono tutti, soprattutto chi mi ama su Genshin. No, non ti ho tra i contatti. Come ti chiami tra i contatti? Aggiungi un amico, dimmi l'hashtag. Facciamo prima. Un po' come rimorchiare e pagare un mutuo. Il battlenet è Zergantis cancelletto 2883. E lo vedi da Battle.net, Constant, lo vedi dal tuo Battle.net. Non lo vedi da qua. Cioè, oddio, non è vero, perché se tu fai contatti, aggiungi amico, ti appare il tuo. No, no, contatti, aggiungi amico. Bene, ammazzo tutti e ne riparliamo. Ok. A posto. E abbiamo salvato anche l'ultimo. Quindi, contatti, aggiungi amico. Ma muoio? Porco. Giustamente gli 883 erano due. Esatto. Ho sentito la morte che mi stava chiamando. Vai. Completato? Completato. Usciamo di qua. Usciamo da questo posto infamo. Se vuoi cambiare poi l'audio e non lo vuoi più sentire da lì, ma lo vuoi sentire da lì, devi solo cambiare nella fonte audio la source. Lui è ZQC. Ah, basta fare. Esatto. Ok, io avevo una quest, però. Grazie mille per il follow. Accettata? Ok. Io però avevo una quest. Ora ti devo trovare, Constant. Eccolo qua. Vita nel clan. A posto. Allora, la mia quest però era... Bella domanda. Strano che però non me la dia completata, visto che l'ho appena fatta. Weird. Era... Ma forse era una quest di... Era una quest di lei. Forse era una quest di Giulia, non era una quest mia. Può essere. Vieni, Constant. Però, raga, mi dovete... Cioè, se a voi non scazza, io andrei all'atto 3 della storia. Non so se però voi la potete seguire. Perché mi serve il cavallo. Così almeno, minchia, vado dritto col cavallo. E vivo senza pensieri. Ah, era la quest per la tua clan. Bene, 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 bene. Molto bene, molto bene. Stivali qua. Io non sto a prendermi perk attualmente. Va bene così. A posto così. Brucio tutto. Vaffanbrodo. Ah no, l'amulettino leggendario. Ma questo è carino, però è più forte. Più forte questo. Più forte questo. Però come amuletto. Per danni da piromanzia. Sarebbe da farci. Ah, sarebbe da farci un percone. Sarebbe da farci un percone, però per ora non faccio niente. No, Costa, no, dicevo, se posso rasciarmi la... Se non so se potete seguirmi, ma se posso rasciarmi la quest per il cavallo, che devo andarla a fare proprio ora. Cioè, proprio ora, devo andare a fare l'atto 3, che è quello che poi mi porterà il cavallo. Quello intendevo, capito? Bella domanda. Beh, la strada per arrivare là di sicuro sì. Io non so se tu puoi arrivare qui. Se tu puoi arrivare qua dove sono io. È lungo da camminare, immagino. Va bene, mentre camminiamo sciottiamo tutto.
Che fai, Giulia? Te la fai a piotte? Ti va di fartela a piotte oppure no? Te la facciamo a piotte assieme, ti dico da dove partire, dal punto più vicino e ti accompagno. Facciamo così, che dici? Nel mentre che camminiamo shottiamo tutto quello che si muove e via. La vedo una cosa valida, no? Una strage bisogna fare, infatti. Facciamo una strage e via. Tanto io qua c'ho anche un'altra figura, dicevo un'altra quest. Allora arriviamo giù. Arriviamo. No, ma per me non è un problema, io devo livellare, quindi... Devo ammazzare cose, quindi, nel senso... Ah, beh, sì, se sei druido avete lasciato sta parte qua per le quest, per le robe, certo, ha senso. Ha chiaramente senso. Allora, il posto più vicino dove tu ti puoi dove puoi teletrasportarti qual è? Tanta roba, Lorxy. Il posto più vicino è questo teletrasporto chimica. Poi da qui la facciamo a piotte, non è un problema. Vedrai le meraviglie di quanta roba uccidiamo. Ti aspetto qua. Così noi impostiamo. Impostiamo i teletrasporti, così te li pigli anche tutti. E via. E se volete, ragazzi, se volete facciamo anche il Discord. Se volete venire su Discord entrambi, eh. Se vi va. Se non vi va, no, non è un problema. Non vi voglio obbligare. E che ci deve essere un divario. Dai, facciamo allora il Discord. Solo che devo devo mettere la musica tipo... Devo fare un mixaggio incredibile. Devo tipo mettere la musica tipo qualcosa come 5. Tipo la salvo. Apro Discord. Grazie mille per il follow. Apriamo Discord e via. Procede bene, Rick. Procede bene. Così faccio la room. Tanto ora vedete tutto a scatti. Ma vabbè. Faccio la room. A room. Punto esclamativo Discord. Faccio una room. Vabbè, faccio la room streaming. Chi entra. Entrate in un canale a caso, vi sposto io sullo streaming. Ah, a me sta piacendo un casino, Ricky. Quindi entrate nel Discord. Entrate in un canale vocale a caso e non temete, vi sposto io. Tanto ascolto un vocale, datemi un attimo. Vabbè Tino, non ti preoccupare, tanto lo partiamo, facciamo andare nello streaming e buonanotte al secchio. Se non eravate già dentro diventa una roba un po' lunghetta. Sì, è un po' caotico, è vero. È vero, un pochettino caotico, però in qualche modo lo riusciamo a far andare. Tanto se siete nella Zerga Clan... Ma voi da dove giocate la PlayStation, immagino? Perché avete il simbolino diverso. Comunque abbiamo la chat vocale qua. Raga, facciamo un attimo la chat vocale qua. Proviamo qua un attimo. La proviamo un secondo. Proviamola un attimo. Allora, io ho messo la chat vocale. E sto tecnicamente... Dovrei... essere sto parlando. Vediamo un attimo nelle opzioni se la chat vocale qua funchia. Ah, volume principale l'ho messo più basso apposta, perché tanto poi alzerò. Chat vocale partecipato, ma no. Modalità push to talk, microfono aperto. Questo. Di uscita, no, di uscita di sistema. Microfono, questo.
Trascrivi chat vocale? No. Salva modifiche. Mi sentite? Ok, ma io non sento voi. Io non sento voi. Provate un po' a parlare. Io non vi sento. Mettete il microfono. Vediamo. Io vedo che si accende Quelag, ma Quelag non la sento. Perché non ti sento? Sono io o siete voi? Bella domanda. Opzioni. Audio. Periferica di uscita vocale. Forse è questo? Sistema predefinito. Ok. Il volume io ce l'ho al massimo. Vabbè, la sintesi vocale non la voglio. Io il volume l'ho al massimo, eh. Volume chat vocale al massimo, ragazzi. Uscita audio di gioco. Beh, non sento più un cazzo. No, ci sarà qualcosa. Non lo so, non... qua sto... Cioè, voi mi sentite, mi avete detto, però io non sento voi. Vediamo se riusciamo a far partire sta chat vocale, ragazzi. Cioè, ho alzato un po', ma non... io voi non vi sento. Oltretutto, c'è Constant che non sta parlando attualmente. Ok, quella che sta parlando, ma non la sento. Perché non ti sento? Cioè, vedo che si attiva, eh? Ma non la sento. Ma porco cane. Ma come mai? Non ho le cuffie, devo cercarle. No, vai tranquillo, però devo capire... Se almeno uno di voi due vi sentissi, almeno direi, vabbè, dai, uno dei due li sento, vuol dire che il problema non è mio. Però vedo che, tipo, quella che... Continua a parlare, è acceso il non so se il microfono è giusto o sbagliato. O il volume è bassissimo. Sì, sono cornuto. Aspetta, non vorrei mai che sia io il coglione. Parla un po', Giulia. Salve. Sentendo delle cose terrificanti. Perché il volume principale è a bomba. Però ho abbassato... Tutto a tre, tipo. Salute. Cioè, tipo, comunque la chat vocale è a bomba. L'audio principale è a bomba, musica, effetti, dialoghi, ambiente, è tutto basso. Ma porco cane. Beh, scrivo, credo che sia il tuo microfono, credo. Cioè, tipo, voi non sentite niente, ma io sento. Ah, guarda un po' se riuscite a trovare un modo. Così almeno, almeno aggiustiamo la chat vocale forever. Allora, che voi mi sentite fin qua. A bomba. Tutto bene, Arti? Tu come stai? E rivediamo appena arriva anche Meruem con le cuffie, che se trova le cuffie almeno lui ci prova anche lui, diciamo. E io sento che ti io sento che il tuo microfono si attiva, ma non, porco ma non è che è il push to talk? Che scazzo.
Partecipa automaticamente ai canali di chat vocale. Boh, vabbè, questo è indifferente. Modalità microfono aperto. Periferica di uscita audio chat vocale. Il sistema predefinito. Forse è questo che ho sbagliato? Qual è il mio sistema predefinito? Scusate, che magari... Il mio è altoparlanti Realtek. Quindi questo. Oh, ti sento, ti sento, ti sento, ti sento. Ero io. Okay. Era colpa mia. Immaginavo fosse colpa mia, chiedo scusami. Ok. Ok, aspetta, ti sento altissima. Aspetta un attimo, parla, parla, parla. Senti, troppo alta. No, no, vai, vai, vai. Okay. Sì, 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 sì. Ok, ok, così è giusta, così ti sentono anche gli altri. A posto, è risolto, ero io. Ragazzi, ero io che sono rincoglionito come al solito. Succede. Allora, ok. Ho chiesto aiuto il mio ragazzo. No, 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 ma è poverino. Ero io il problema, no, non erano altre cose. Ok, era il dispositivo sbagliato. Raga, grazie Arti. Sono rincoglionito io, che vedevo di... Sentite un botto di casino dal mio microfono o sentite normale? Tipo le campane le sentite? L'ho sentita a malapena. A malapena, ok. Quindi comunque c'è un'entrata di audio più alta del normale. Vabbè, tu le senti perché... Vabbè. Lasciamo perdere ogni tanto qua. Io... Ok. Manca Constant. Non ho le cuffie, devo cercarle. Mica Constant, dove le hai messe quelle cuffie? Le hai sotterrate in giardino? Sto provando ad arrivare a piedi. Dove stai? Ah, vabbè, sì, sei lì vicino, sei lì vicino, dai. Okay, no, perché non l'ho mai fatta quest'area, quindi... No, no, vabbè, dai, da qui poi ti faccio... facciamo strada fino ai due teleport e poi andiamo di là. Ok. Sì, sì, sì. A quel punto lì almeno siamo a posto. Saranno in uno Ottimo. Scatolone in box. Minchia, costa. Oh, mamma mia. E come facciamo a parlare con Tia? Si sente un po' di eco della tua voce. Ma è ovvio perché rimbomba un pochettino da quella di Kellag, ragazzi. Non ci posso far nulla. Cioè, a meno che tu non abbassi un po' il volume della mia live o qualcosa del genere. Non so da dove ti arriva l'audio. Giulia. Ok, sono arrivata. Okay. Ho spento la live. Ok, allora sento del... No, non c'è più il riverbero. Perfetto, perfetto. No, qualcosina. Boh, vabbè, poca roba. Magari abbassa leggermente il volume perché sentiamo un po' di ritorno della mia voce, ma poca roba. Va bene, allora niente, si va dritti e si va a sterminare tutto. Andiamo? Così almeno si livella anche un po' e io arrivo a quella cacchio. Oh, comunque sta chiesa io prima o poi la demolisco. Che bordello, ma non può suonare una volta o il numero delle volte che deve suonare come tutti. La canzoncina. Sono le 5 e mezza e fa la canzoncina. Perché il mondo di Diablo è normale. No, vabbè, il mondo di Diablo è un mondo bellissimo. Dove nessuno sta male, dove tutti vivono felici. Ok. Io non ho trovato problemi nel mondo di Diablo, mi sembra tutto corretto. Diablo in Sardegna? LOL. Chi c'è di vivo? Ma tu stai giocando la controller? Cioè col controller? Non so come facciate. Impazzito. Non l'ho mai provato. Cioè, ti dico, non ho mai provato, quindi non so bene l'ottimizzazione come è fatta del controller. Ok. Sarà che non ho mai giocato da computer, quindi io mi trovo solo col controller. Ah, beh, anche quello. Anche quello. Costa, trovale un po' queste cuffie, mannaggia te. 200.000 euro di Xbox, un paio di cuffie. Guardalo lì. Come mena. Basso un pelo l'audio, ok. Oh, mi fa ridere troppo l'orso polare. No, no, lascialo andare quell'orso. Mi fa troppo ridere gli orsi polari. T'hanno messo una bestia che praticamente è sempre stata in via di estinzione e ora l'hanno messa che la devi trucidare ogni metro. Ma tu avevi cominciato col necro o avevi fatto un'altra classe all'inizio?
No, no, io necromante. Necromante tutta la vita. Non mi ricordo perché mi sembrava che avete visto tipo a livello più alto. Allora sono io che mi drogo, non mi ricordo le cose. No, devo ancora entrare nella fase. Ci gioco come se non avessi una vita. Ah, beh. Perché? C'è gente che ce l'ha una vita. Com'è? Sì. È una bella sensazione. Con Diablo 3 è stato così. Con Diablo 3 per la Switch. Madonna, Diablo 3 per la Switch, che effetto che mi fa pensarci. Io ho fatto... ho giocato solo a quello. E io solo PC. Quindi non ho idea di come sia Diablo 3 per la Switch. Proprio zero. Non era male, però il problema, insomma, che quando giocavo con il mio amico, anche lui necromante, con tutti i minion che avevamo... Crepava tutto il frame rate. Reggeva poco la Switch. Sì, sì, esplodeva. Ciao Lesi, ma questo Diablo per quanti anni durerà? Beh, almeno 3 o 4. Contando che metteranno le classi nuove, le season nuove, cioè raga, ho voglia. Ma proprio voglia. Il Necro che cosa fa di bello? Dai, che cosa fa di bello il Necro, Giulia? Spiegalo, nuova streamer. Ok, allora, partendo dal fatto che gli attacchi base non me ne piace uno. Ok. Però a me piace l'esplosione dei cadaveri. Ok. E più che altro tutta la roba nera che vedevi è che quando faccio esplodere un cadavere crea questa pozza nera che fa molti danni nel tempo. Un dot. Sì. Poi ho la maledizione che se i nemici mi colpiscono loro subiscono danno. Ok. Io qua non questo intanto, la faccio già perché sono mentre andiamo in là. Sì, comunque l'obiettivo del necro è quello di evocare schifi a suo controllo. Cioè più roba è morta, più lui è contento. Essenzialmente sì, però hanno fatto anche un ramo di abilità per un necromante più tank. Ok. Si può curare basato sul sangue. Ah, ma come era nel... Oddio, nel 3 io lo sai che l'ho giocato pochissimo. Quindi non mi ricordo. No. L'avrò giocato solo una volta seasonal. Qui c'è del fuoco. Però ci sta, è un qualcosa di diverso. Minchia, non abbiamo fatto niente, c'è lo... Che bello così. Arrivare e prendere la ricompensa e andare via. Devo recuperare delle tavolette runiche. Ah, vieni qua. Osa provocare la correla del destino. Quindi provochiamo. Provocazione. State conteggiando dolore e morte. Diventi temporaneamente inarrestabile. Ok. Hai fatto le emoti? Devi fare la ruota delle emozioni, delle emoticon. E fai provocazione. Te l'ha dato? Sì. La build provocazione ha ricevuto un buff. Ah, oggi avete ricevuto un buff. Full evocation. Mi sta dicendo Julian, che lui ne sa un botto, che oggi i necro hanno ricevuto un buff dalle full evocazioni. La build full evocation. Sì. Sì, l'avevo visto. Ma io non ho letto le note di patch. Sì, hanno buffato alcune abilità, tipo la lancia di sangue. Aia. Ah, hanno nerfato, dicono, quella del sangue, ma hanno buffato quella delle evocazioni. Devo ancora leggere tutto per bene quello che hanno fatto. Io non leggo, io gioco, mi incazzo e dico, no, cattivi, mi avete ben fatto le cose. Faccio prima, ce lo vuoi. Eccolo, guardalo lì, muerte col cavallo, maledetto. Me la pagherà. Oh, voglio il cavallo. Infatti, vabbè che... quello che stiamo andando a fare potrebbe aiutarti, eh. Però se tu vuoi andare a lasciare il cavallo non ti preoccupare, cioè nel senso... mi dispiace che ti sto rubando del tempo, Ma voilà. No, tanto... Cioè più che altro ti stai già sbloccando dove poi dovrai andare con la quest, quindi da quel punto di vista... Ottimo. È buono, per lato 3. Di qua. Non vedo l'ora di prendere la cavalcatura perché ci avrò quello schifo con tre teste come cavalcatura. Ah.
Ma se mettono classi 9 si dovrà sempre iniziare il gioco da capo. Allora, sì, raga, però ora con tutto il rispetto. Vi pigliate 4 amici scemi, 2 amici scemi, ma anche uno da solo. Vi infilate una partita normale e in una giornata avete fatto il 100, in 2 giorni avete fatto il 100. Cioè, si rascia come non ci fosse un domani, fidatevi. Cioè, almeno Diablo 3 con l'amico che mi aiutava a rushare era un attimo, su il server quello standard, quello dove siamo adesso. Scusa, ero indietro, ma mi avevano circondata. No, no, ma tanto qua stiamo... Ma ci uliamo tutto e ci infiliamo nella botolina. Io non so voi, ma qualcuno gli ha aperto già il portale delle vacche? A me non ancora. So se vi è capitato di entrare nel mondo delle mucche. Il mondo delle mucche. Ma tu non ci sei messo, dai. Diablo 3, quante volte sarei entrata nel mondo delle vacche? Ah, sì. Okay, oppure okay. Il mondo d'arcobaleno. Dio, il mondo arcobaleno non lasciamo perdere. Zerg, ancora convinto non arriverai al 100. Ma io certo che arrivo al 100, è che mi ci vuole un po' di tempo. Poi sono stato male questi 2 giorni, raga. Io veramente ieri e l'altro ieri ho giocato con un mal di testa lancinante, che è un miracolo che abbia fatto live. Quindi nel senso, se fossi stato in forma, voglia, ero già al 60. Ok, abbiamo fatto un po' di drop e abbiamo ripulito una cantina. Il deposito della carne. Che nome simpatico. Sì, vabbè, qua è tutto simpatico. A che punto sei arrivata di story quest? Quasi all'inizio praticamente. Ok, hai fatto un tubo, ti sto... Ok. No, no, è che io sono fatta così. Oh mamma. A me piace molto fermarmi a livellare. Però se vuoi il cavallo devi lasciarlo. E quello è un po' il discorso. Lo so, però... È più forte di me livellare. Manca mia. In qualsiasi gioco che io possa fare... Grindy hard. Sì. Non ce la faccio. Dai. Sto male se non lo faccio. Capito. Sì, no, beh, se pensi che mi sono forzato al 42 di andare avanti con la storia del lato 1. Quindi a posto. Sì, cioè, ero al 42, ero. Poi vabbè che avevo anche un po' farmato con Kala e gli altri, però... Comunque era troppo. Ok, c'è un eventino qua sotto. Ma io ho la pozione attiva? No, non ho l'elisir attivo. Sono massimo aumentato. Ok, XP aumentato. Dobbiamo ucciderli dai pilastri. Devono prendere il sangue di questi dai pilastri. Ok, uno l'ha fatto. Bella lì, ultimo pilastro. Comunque giocare in 3 è veramente molto più semplice. Cioè, non tocco più il pulsante delle pozioni. Ecco, sta cosa che il necro ha fatto sto schifo nero che non vedo dove sono, non mi piace tanto. La farei... almeno in multi la farei trasparente. No, ma che scherzi. No, era per dire che in modalità multiplayer almeno toglietela o mettetela trasparente per gli altri. Perché non vedo veramente una fava, non vedo. Lo so, purtroppo è una pecca di questa abilità, ti crea questa pozza nera quando sono circondata che faccio esplodere tutto. Io dove sono? Anche te non ti vedi. Non posso... No, non vedo proprio niente, vedo un po' il lumino dei drop, basta. No, qua la dovrebbero un attimino diminuire. Ho comunque quasi fatto un livello facendo di fatto una passeggiata, quindi... Io ne ho fatti 2, sembra. Ah sì, tu sì. No, 3. Minchia. 3, ero al 24. Se hai gli elisir usateli, ragazzi, che vi danno il 5% di XP in più, Sai come si fanno le... No. C con... no. Beh, schiaccia C, cioè equipaggiamento a fianco consumabili. Se hai un elisir, qualunque elisir ti dà comunque 5 minuti, 5% di esperienza in più per 30 minuti. Ah, eccolo qua. Sì, ok. Basta. Quindi tutto quello che ammazziamo, oltre che al bonus XP per il fatto che siamo insieme, prendiamo anche il bonus XP dell'Elisir.
Cos'è? Saltorio letale, si gode. Quindi di qua in alto che c'è più roba. E c'è più roba, la 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 la, in alto a destra, che non ci sono mai stato, visto che abbiamo la... abbiamo il coso. Il potenziamento cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Se andiamo tutti al teleport non facciamo una fava. Cioè non c'è niente ovviamente, prendi... ti danno il potenziamento e non c'è niente nei dintorni da ammazzare, che rabbia. Che cavolo. Vabbè, niente, è finito, torniamo indietro a prendere tutto. Che rabbia quando è così. Che schifo. C'è la mia ragazza che quando l'ho portata a vedere i ragni sottoterra, gli sono venuti i brividi. Ah, mamma mia. C'è il ragnetto che ti viene giù dalla caverna. Tanta roba. Crigno. Ok, andiamo su a vedere di qua che cosa c'è. Acquitrino di Duin. Ok, parla col viandante. Buongiorno viandante. Ok, va bene. C'è l'ebola. Chiaro, se bisogna anch'io di compagnia quando vado nelle grotte dei ragnetti. I ragnetti sono fatti bene a sto giro, ragazzi. Anche i ragnoni. Non solo i gnetti, anche i gnoni. Sopravvivi ondate nemiche, tre rimaste. Va buono. Ok. Ah, questo è un po' più schifo. Vabbè, qua vado un po' più di... mi sto tenendo un po' il male, dico la verità. Ho dei cooldown che sono deleteri. Dei giorni. Ho visto, cioè, sono lunghissimi. Sì, sono 40 secondi l'evocazione del fuoco. Però tengo... sono tanto lento su... sulle altre magie. Cioè, sul mana me lo distruggono proprio. Però, ripeto, siamo sempre a veterano 2, cioè... se andassimo a normale, ridiamo, calpiamo, saltelliamo in giro mentre la gente esplode. Cioè, neanche guardiamo quello che schiacciamo. Si sente la differenza. Pensavo non si sentisse da 1 a 2, invece... mamma mia. No, si sente. La madonna, la gente... quelli con la vita aumentata fastidiosissimi. Allora, vederlo da te mi sta piacendo come gioco. Guarda, Ricky, è una roba che mi state dicendo in tanti. Io vi dico, è un gioco che anche chi non è forte, 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 si può godere. Cioè, ti faccio un esempio, no? Tipo anche la mia ragazza lo guardava e diceva, oh, ma sai che mi sta piacendo, no? È un gioco che anche se non sei uno che magari è un pro gamer o non gioca tanto normalmente su mouse e tastiera, robe varie, la storia se la gode. Cioè, comunque la storia se la fa tutta tranquillo. Ma questo proprio... ok, non di qua, ragazzi, non di qua. Sono io che stavo esplorando, scusate. Poi, ovvio che se vuoi diventare più bravo... sì, 81 giga, ma non te li scarica tutti. Poi, se vuoi diventare molto bravo, farmare, grindare e ottenere le equipaggiamenti... una statua di Lilith. E ottenere tutto, livellare come i matti, con gli amici ha un senso. Da solo, un po' meno, secondo me. Cioè, se tu hai degli amici che lo giocano, questo qua è uno di quei giochi che fai veramente multiplayer. Veramente. Infatti, penso che anche tu, Giulia, ci giocassi in multi con gli amici, no? Sì, ci giocavo sia con il mio migliore amico che col mio ragazzo e... è molto più divertente. Sì, è molto più divertente. Sì. Di qua si scende, o di qua o di là. Prendiamo prima il teletrasporto, dai. Però diciamo che quando giocavamo in multiplayer cercavamo di evitare il più possibile sia io che il mio amico il necromante, perché sennò era troppo facile. Ah, ok. Era troppo facile. Ma che tormento, però. Alto, non mi ricordo. Ok. Perché noi, io mi ricordo...
Io mi ricordo noi a Tormento 12 cominciava a essere duro. No, ma più che altro a me dispiaceva per il mio ragazzo, perché lui non aveva il necromante. Lui aveva preso il crociato e facevano tutti i nostri minion. Ah. Perché aveva abilità, sua abilità, in più anche le passive delle armature che ti facevano evocare scheletri, tutta certo. Gente. Abbiamo provato a contarli a schermo ed eravamo arrivati sull'ottantina. Madonna. C'eravamo un esercito di ottantina minion. Madonna. Un commento a caldo su questo Diablo. Beh, ormai il caldo è diventato freddino, non è più caldissimo come commento. E andiamo qua, che c'è una roba da fare. No, vabbè, no, i dungeon non ve li faccio fare, che vi faccio sprecare, che poi avete voi anche la quest un domani e giustamente mi dite, però poi io quando devo fare la quest devo fare due volte. Andiamo di qua. Allora, a me sta piacendo tanto. A livello tecnico, secondo me, hanno fatto veramente un gran miglioria rispetto al 3. Cioè, è proprio graficamente mostruosamente più bello. E per il genere hanno fatto, secondo me, un gran lavoro. A livello di sensazioni e vibes, se tu eri un amante del 2, questo non ti tradisce. A livello di storia, mi sta piacendo parecchio. Bisogna vedere, andando avanti, quando esce il 6, che ci saranno il pass, ci saranno più multiplayer, più robe del genere, lì allora poi vedremo un po' meglio alcuni aspetti. Però per ora a me sta piacendo molto. Veramente, veramente tanto. Io da poter full necro bon facevo io aumento 50 sor. Raga, io non giocavo. Io giocavo Sorcerer, Demon Hunter, Crusader quando c'era la season carina del Crusader. Cioè dipende. E tipo Barbaro io non l'ho fatto una season sola per averlo, ma non mi ha mai fatto impazzire, per dirvi. Di nulla, Shake. Ah, l'elite era qua. Maledetto, scheletrino maledetto. Il veleno mi fotte un po'. Perché comunque ho fatto una build che è allucinante la mia. Cioè una build che appena hai finito di livellare la prendi e la butti nel gabinetto proprio. Sto soffrendo tantissimo. Sappilo. Perché non lo gioco così io il Sorcerer. Non lo giocherei mai così il Sorcerer. Poi vabbè, hai un sacco di perk, hai un sacco di possibilità di build. Cioè, quello è veramente fatto molto, molto, molto bene. E no, di qua, ragazzi, di qua. Non so se voi vedete la... Ah, io avevo una roba fica qua. Non so se voi vedete la linea di... Che ti dice dove andare. No. La vedo io. Cioè, praticamente mi dice qual è la via più veloce per arrivare dove dobbiamo arrivare. Ah, io seguo te. Che botta. Aia. Fatto livello. Si vola. Quanti livelli ho ancora? 2 punti. Ho finito. Ok, ho finito la build. No, di sotto, raga, di sotto. 2 punti. Ah, però su c'è. Minchia. Sì, andiamo a prenderlo, dai. Che cos'è? È quello del conduzione, dai, si vola. No, non a sinistra. Andiamo giù. Sperando di trovare gente da ammazzare. Che con conduzione, mamma mia, quanto si gode. Bellissimo. Che conduzione spacchi tutto. Ovviamente, madonna, te li danno e non c'è un cazzo da cui da menare. Sempre così. Quali sono i drop su Twitch Diablo 4 per le skin? Dal 6. O dal 5 dovrebbe esserci. Non ti preoccupare che leggerai ovunque scritto drop, anche da me. Ah, qua prendiamo una quest e la facciamo, già che ci siamo. Attiva la pietra runica terrigena. Non so dove sia. Qua interagisco. Ah, è più su, merda. Arrivo, Sì, facciamola. Sì, si può giocare già al 36 dall'installazione, sì, ragazzi. Cioè... Problema. Che problema c'è? Mi hanno intrappolato in una prigione. Come in una prigione? T'ha preso i pulotti, t'ha beccato.
Ok, ci sono, ci sono. Ha finalmente beccato. Il tuo crimine finisce qui. Intaglio usurato. Ok, c'era una madonnina da prendere qua sotto. E va bene, d'accordo. Andiamo. Lui. Mori! Mori! Ok. Vediamo se parlando con sta qua mi dà back qualcosa. Ho trovato questo. Come si chiama Aria? Aria Stark. Niente, non mi parla più. Offesa. D'accordo, di qua. Sono le risorse. Stavo impazzendo prima perché avevo. Mi mancavano delle robe. Vai Rinko. Mi mancavano le risorse per fare i potenziamenti del perk. Ci sono rimasto male. Ah, io dopo c'è la quest per prendere i golem. Ah, ok. Qua c'è un teleport. Questo è nuovo anche per me. Vai col crocevia. Alla grande. Andiamo un attimo dal Fabbro a buttare via un po' di roba, raga. Se siamo pieni. Ciao Luigi. Tutto bene? Tutto molto bene. Oggi sto molto meglio. Non sto più male. Raga, il problema mio, sapete qual era? È che dovevo dormire. Era una settimana che facevo due video, due TikTok, una live da 4 ore almeno ogni giorno. Sono andato in maratona, sono svenuto. Cioè, non ce la facevo più. La verità era quella. Non ce la facevo più. Fisicamente proprio caput. Ok, quando volete io vi aspetto all'uscita del villaggio, che è dove sono io. Così possiamo andare nella parte nuova. Raga, una domanda. Vedete la live in 1080p o la vedete in 1440? Sono riuscito ad abbassarla? Domanda. Se la vedete sempre a 1440 devo fare qualcosa. 1080, la fonte mi dice 1080. Oh, allora si vede tutto meglio. La sto riscalando perché la vedete tutti meglio, immagino, no? Avete meno problemi, immagino, di caricamenti, robe varie. Me lo auguro. Me lo auguro, insomma, che c'era un po' di problemi l'ultima volta. Ecco. Siamo tutti. No, manca Constant che deve entrare e riuscire. Ha lasciato il gruppo. Sì, ora rientra. Ah. No, stavo leggendo dei commenti terribili. Ok. Vediamo se lo devo rinvitare. Ti devo rinvitare, Constant? Non lo vedo. Ok, eccolo qua. Lo provo a rinvitare. Invita nel gruppo. Sì, sì, accettato. Dovrebbe arrivarti, no? Ok, ci siamo di nuovo. Ok, quando volete, quando vuoi, Constant, io ci sono per andare avanti. Dimmi se puoi passare, se puoi andare. Oppure no. Anche perché ci finisce la pozza. La mia futura moglie vuole invitare. Mi dice il bonus della pozza.
Se te lo chiede, ho un intero carro di inviti diretto a Kedvar. Voglio il cammello. C'è il cammello? Non c'è il cammello, immagino. Bello. Vabbè che poi metteranno un miliardo di cavalcature a pagamento. E anche i companion sicuramente, sì. Quelli che ti seguono, i cosini piccolini. Sì, però vedi già quello... Cioè, sai, devo capire bene sta cosa del pass. Perché se tengono una roba, comunque, che è praticamente cosmetic, a me frega niente che lo mettete a 2 milioni di euro o a 1000 euro, mi frega un cavolo. Ma se c'è invece qualcosa di un po' più importante, mi girerebbero un po', però non credo che me... cioè, non credo che ci sia della roba... Ti ricordi la prima, il primo Diablo 3 quando uscì, che non so se l'avevi giocato quando uscì, nel 2000... Scusa, era 2012? Ah, tantissimo tempo fa comunque. Che potevi vendere gli oggetti con i soldi reali. Ah, quello non so. Praticamente la gente farmava, metteva nell'asta, nell'action house. E la gente poteva comprarsi, non so, la bacchetta di sto pipero. Con i soldi in euro che decidevo io. E c'è gente che veramente si è fatta i soldi all'inizio così, eh. Però era una roba che non puoi più fare. Infatti poi l'hanno levata. Perché era un po' una cagata. Cioè non... Una cosa che non mi piaceva nemmeno. Quello è il bello di sto gioco, andare a farmare anche. Cioè... Sì, no, vabbè, ma era gente che andava a farmare e si faceva pagare. Sì, no, però... Sì, parte del divertimento è andare... Sì, ho capito cosa intendi. Allora, aspettate un attimo che... Mi sa che... Ah, mi ha aggiunto... Ah, aspettate un attimo. L'island. Aspettate che mi sa che mi ha aggiunto... Sì, infatti. Ma Kuro... niente, mi ha aggiunto Kuro Lili. Però non capivo... Ah, si è rirollato un personaggio. Perfetto. Ah, poi vado a farmare, poi vediamo se riesco a farmare un po' con Kuro. Anche lei c'è sottissimo. Siamo tutti sotto. Quelli degli anni di Blizzard veri ci sono tutti sotto. Noi che eravamo veramente, veramente sotto sta roba qua. Ok. Siamo... Un po' difficile da gestire tra con tutto quello che è. No, che non ce la faccio. Pensa che io vorrei giocare anche a Street Fighter 6 in questo momento. E il 22 esce Final Fantasy 16. Io non so come fare. Io non ho... Se Final Fantasy 16 il mio ragazzo già tipo gioco solo a quello. No, ma perché? Esiste altro? Cioè, quando esce non... Mi chiudo. Perché lui ha paura di The Lies of P, tutti i Souls che devono uscire. Ah, The Lies of P, vabbè, vediamo. Vediamo un po'. Non ho tante aspettative su The Lies of P. Il vecchio progetto Galileo, sono abbastanza contento di quello che ho visto e sentito. E poi c'è il DLC di Elden Ring. Ah, beh, certo. Però io il DLC di Elden Ring per ora sono tranquillo, cioè non ci vado. Lo sto vedendo, ci sono i PG rotti. Quali sono i PG rotti, Tino? Tutto bene, Simo, te come stai? Quali sono i PG rotti di Street Fighter 6? Che così almeno mi adeguo se devo già chiamare il neurologo o no. Perché io ho i miei counter, quelli che proprio counterano me in quanto persona, oltre che in quanto personaggio. Il vecchio che spara le magie viola, ok, quello nuovo, il magician, sì. Ok. Per non andare al lavoro e farmare, Rico, ma... Non ho letto niente di quello che hai scritto. Si va al lavoro, si lavora e si produce. No? La mia merce è impressionante. Una bambina con due mazze. Ok, la bambina con due mazze. Devo prendermi sto cazzo di Street Fighter. Ho anche preso oggi, sono andato a casa di là, ho preso la manopola.
Darkade. Allora, devo fare 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. E... devo usare un attimino... qui, gli oboli. Se avete gli oboli pieni, usateli, raga. Ok, allora. Che cos'ho che fa veramente schifo io? Un anello. Minchia, l'anello e l'amuleto. Leggendario? Sì, ho scambiato la roba lì dal tizio e mi ha dato un leggendario. Cazzo, anch'io. Anche a me me l'ha dato leggendario, però me l'ha dato con i poteri sbagliati. Taglia. Un altro, me l'ha dato. Oh, me ne ha dati due. Attenzione. Attenzione che me ne ha dati due. E boh, raga, io me li metto. Buonanotte. Cioè, non sto più a guardare tanto i perk. Vabbè. Niente, devo andare dall'occultista. Zerga, tu hai team? No, io Wind. Devo andare dall'occultista, per forza. Non posso farlo qui. Tra l'altro c'è Refer Assistant su Diablo, in modo che almeno in caso metto il nick di qualcuno di voi. Non lo so, ma se c'è, usa il mio. Assolutamente, Zergantis 2883. Allora, vediamo un po'. Oggetto, codex del potere. Maledetto verme ubriacone. Oddio, però aspetta. Io non ho quello delle scariche elettriche, veramente? Oh oh. Potremmo avere un po' di pace. Urla in posizioni tutta la notte. Oh no. Oh oh. Dovrebbero cacciarlo dalla città. E niente, mi sa che ho sbagliato. Questo potere qua, quello delle scariche elettriche, è fortissimo. Solo che dove caspita me lo trovo? Datemi un attimo che mi devo trovare la build dei perk. Intanto voi fate cose. Allora, nel ring 1 mi serve... ah, vedi che stavo usando... ok, lo Zenith. E l'altro è da oh, vedi, questo non l'avevo preso. Questo non l'avevo preso. Vabbè, devo usare il cooldown restore mana. Quindi vediamo se riesco a farlo. Quello del cooldown restore mana. Ok. Quindi prendo l'anello, lo metto qua, cooldown restore mana. Ce l'ho? Col cazzo che ce l'ho. Avete presente col cazzo? Ah, sto guardando nella parte sbagliata. Vabbè, sono stupido. E allora, infligge danni di abilità? No, uccide un nemico con abilità primaria rimborsa. Quella di catena di fulmini, immagino. Perché se no l'altra qual è? Ah, questa è che non ho sbloccato. Nell'area di Awezar. Dov'è Awezar, raga? Dov'è Awezar? 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 Minchia, qua sotto. Ah, oh mio Dio. È un dito in culissimo, non è un dito in culo, è in culissimo. Mannaggia. Vabbè, l'andrò a prendere, che devo fare? Non so se vi va. Se vi va, se non vi va, ditemelo che lo capisco, lo accetto. Mentre il secondo è quello del mana, il secondo è quello del mana, quindi questo lo posso fare tranquillamente. Quindi questo invece è quello del mana che rimbalza. Ogni volta che... ok, cosa vuole? Sì, vabbè, due di sigillo astruso. E comunque non ce li posso mettere. Non ce li posso comunque mettere. Fa niente, raga, fa niente. Andiamo, vado così come sono e va bene uguale. Tu hai il tele, ma io non posso venirci. Non è come... ah, ho sbagliato. Sai che non è come i vecchi. Ho sbagliato strada.
La ciabatta del destino. Grazie mille per il follow. Allora, ci mettiamo. Ma poi posso estrarle i poteri degli anelli, quelle robe lì? Cioè, se io ho trovato questi anelli leggendari che comunque hanno della roba che a me piace, posso estrarre il potere da essi o devo fare per forza soli domini? Ah, lo posso poi fare. Va bene. Ok, vado avanti con quello che mi ero prefissato di fare qua. Vai dal mago e te li fai estrarre. Ok, ok, ok. E... respira ancora. È fortunato a poterlo fare. Ma Daruk. Quel vecchio. Ma è Lothar? Lothar. Sei cominciato così. È Lorat, non Lothar, Lorat. Per tutti i diavoli, che cosa vuoi? Mi hai detto tu di incontrarci qui, Lorat, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Mi stupisce che tu non sia morto. Lol, ubriaco, la bottiglia. Ubriaco perso. Cosa ti è successo? Sono stato aggredito, evidentemente, da diversi litri di alcol versati dalla mia stessa. Un ubriacone, Lorat, ma serio? Ma potrei anche essermi azzuffato con una capra per questa pozza di fango. E mi, fa, mi piace pensare di aver vinto. Lorat, chi è l'uomo? Vabbè, schifo, così andiamo avanti, non vi faccio perdere troppo tempo. Di qua. Poi tanto me la recupero la storia, tranquilli. Tanto bene o male, per ora sono in linea. Sono in linea con tutta la storia. C'è un altro personaggio che vorresti fare? Sì, 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 tagliagole. Come me. Sì, 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 no, no, tagliagole appena possibile. Assolutamente. E poi vediamo, poi vediamo. Poi se mi rompo le palle di danni e voglio fare un po' più il tank, magari vado... Ora non so chi sia la classe... Gatto, questo è un gatto? Un gatto che dorme. E se mi rompo un po' le palle, non so se è il druido... o una parte del barbaro che faccia, fanno tank a sto giro. E Spider-Man lo so, ragazzi, l'hanno apprezzato tutti. A me non piace Spider-Man in generale, quindi no, però hanno detto che è tanta roba il nuovo Spider-Man. Gli studiosi di Orbei. Ma mi avete dato un punto abilità? No. Ok. Allora, bisogna andare qui. Quindi di qua. Barbaro o Necro la prossima run? Ok. Ma comunque la prossima run sarà molto veloce perché, tipo, non lo so, Costant, ti faccio un esempio, no? Ti metti lì e dici, Zerga Clan, voglio rollarmi questo. C'è un'anima pia che mi rascia, mi rolla il personaggio. Ci mettiamo in 2 o 3 e via, boom, mezza giornata lo fai. Ora, bisogna vedere se abbiamo tempo, eccetera, eccetera. Ma è una roba che si fa easy. Cioè, io ho avuto veramente amici che mi hanno rushato. Diablo 3 come non ci fosse un domani. Ah, capito qua dove siamo. Sì, sarà più veloce, salti la storia, ma poi ci saranno anche dei posti dove puoi entrare con tormento aumentato, secondo me. Perché se tipo tu entri nella partita di uno che ha il tormento più alto, secondo me influisce. Speriamo. Non lo so, ma magari influisce, ecco. Che devo fa'? Ok, devo andare di qua. A posto. Seguiamo di qua. Sarà vecchio stile, infatti. No, è stupendo di cosa. Sapete che finisce solo 2 ore e mezza e non sono volate. Ma me l'hanno detto tutti. A parte che ho visto il nuovo TikTok con Polidoro e i nerd. Secondo me comunque... Aspetta un attimo. Proviamo una... Ragazzi, ma l'audio del gioco è altissimo o sentite Giulia un po' più alta? Sono troppo alta io? No, secondo me l'audio del gioco è troppo alto. Secondo me l'audio del gioco è troppo alto. Salute. Mm-mm. Ok. Me ne sono reso tipo conto adesso. Mi dava questa impressione almeno. Poi magari no. Bello così, bello. Vi piglio tutti. Vi esplodo tutti.
Ma non c'è una... Ah, ok. Le ho le chiavi? Sì che le ho. Serve un cazzo, non prendetele le chiavi. Fino a livello massimo, lasciate perdere. C'è della merda dentro i scrigni. Non ne vale la pena. I cadaveri, le pietruzze, le insegne. Il nick, ragazzi, il mio nick è Zergantis a cancelletto 2883. Oh yes. Scrigno. Per lavorare in solitudine. Olè. Comunque io una certa costa poi ho lasciato i perk ottimali per il pezzo di equipaggiamento. Perché ho avuto gli perk giusti, li ho avuti subito. E minchia, non mi fa... Sentivo però la differenza che poco danno. E allora ho detto, sentite, sai che c'è. Va bene tutto, però forse il pezzo è superiore al perk. Sì. Quindi ho detto, boh, sti cazzi, prendo quel... Tanto sto prendendo tutto leggendario. E buona. Buonanotte. E comunque, a meno che non sia proprio una roba che non c'entri niente, tipo, non lo so, gli spuntoni dietro, queste cose qua, il resto funziona tutto. Respingi i demoni fuoriusciti dal varco. Va bene, ragazzi, sapete quello che dovete fare. Un po' di casino. Un po' di casino. Tanto c'è lui che evoca cose. Che poi Lorat è quello... Che tipo salva Tirandel? È il cavaliere quello del 3? Questi demoni erano spazzati. Sapete che c'è un cavaliere nel 3? Non mi ricordo, io non mi ricordo un cacchio. Perché io il 3 tipo della storia penso di averla vista una volta. Il resto ho lasciato e giocato al farming. Sì, un pochino anch'io. Un po' tutti. Io andavo alla caccia dei goblin. Mamma mia. Volevo trovare quello della dimensione arcobaleno, assolutamente. Che bello quello della dimensione arcobaleno. Bei ricordi. Però erano veloci, mamma mia. Andavano. Se non avevi lo speed... Io no, perché avevo il mago che blinkava e congelava, quindi li fermavo, però... Però sì. No, però mi dice... Aiuta allora a cercare indizi, bisogna aspettarlo il vecchio, raga. Dai, Erinco. Anche qui, no. Noi eravamo con i nostri amici. Cioè, Diablo, secondo me, si gioca così. Tu ti pigli i tuoi amici, vi collegate, sparate cazzate in Discord, mentre uccidete cose, non leggendo niente. Cioè, andando dritti e shottando tutto. Io non mi ricordo di aver letto mai un cavolo, ma proprio zero. Lora, ti fai due passi, per favore? E niente. E quindi. Oggi. Ho trovato un diario, ho trovato cose. Lui è imbambolato lì. Con la statua distrutta. Per cui gli ho mostrato le incisioni. No, raga, veramente, io la storia di Diablo 3 non la so. Non sto scherzando. Il dolore di un uomo. Ma Lorat? Che odia il mondo. Lorat si è rincoglionito. Non mi dire che mi si è bagato Lorat. Ha detto che sono una meraviglia. Ha detto... Non è che è una cosa che bisogna fare solo in solo? No, mi dice che devo trovare... Aiuta Lorat a cercare indizi nella dimora dell'incisione. Io ho tocchignato un po' tutto. Ah no, si è mosso. Fermi, si è mosso. Era solo appassionato. Stava toccando le tette di quella statua mezza nuda. Maledetto porco. Togliele le mani di dosso, brutto porco. Va bene, si va avanti e si apre la puerta. Let's go. Minerali. Gnec. Rinco Perry, eccolo qua. È arrivato Rinco Perry. Aspetta che ti becco, Rinco. Un momento. Dove stai? Ho perso Rinco Perry. Vabbè, scrivimi dopo che ti aggiungo. Aspetta, però passiamo di qua. Perché mi sembra strano che ci sia sto posto qui
Infatti c'è del minerale. E di qua ci sarà una statua di Lilith, vero? Dimmi che sì, madonna. Mamma mia. Intelligenza oltretutto. Fantastico per me. Me felice. Sì, no, vabbè, ragazzi, la storia di Diablo è bella. Cioè, io l'ho seguita finora, dico la verità. Cioè, il primo momento che sto skippando per così. Santuario letale? Va bene, let's go. È la prima volta che sto skippando, ve lo giuro. Se no, l'ho sempre seguita ed è stata veramente interessante, soprattutto la parte di Donan. Non vi spoilerò, ma la parte di Donan molto bella. Ok, qua c'è il bro che sta chiedendo a... Chi è questo? Beh, le statue sono di Lilith. A lui sarà Mephistos, il padre di Lilith, no? Ciao, Marchillo. Fammi menà, fammi menà che... Niente. Finito. Madonna, i danni che non li stiamo facendo. Però è duro, eh. Duretto, eh. Però almeno non ho tipo tutto l'agro addosso. Questo mi aiuta, non sapete quanto. Questo per me è veramente fondamentale. Positivo. Mamma mia, è per me. Il positivo del necromante. Sì. Se credi devo volare, che vado a vedere la nostra squadra partenopea a rivincere lo scudetto. Dai, Napoli. Se mi cerchi sul gioco, devo ancora iniziare. No, non ti preoccupare, ma poi dopo mi scrivi e io ti trovo tra gli amici e ti aggiungiamo. Ciao, Tito. Sta pregando ancora. Non disturbiamolo. Ok. Elias, ho un regalo per te. Lo fa diventare uno schifo, guarda. E infatti. Ah no, mano, Maumon. Sono due. E poi a me piace tantissimo il soggetto comunque del gioco di Diablo. Perché i demoni, gli angeli, mi è sempre piaciuto tanto. Constantine lo adoro. Per dirti, a livello di cinematografia e cose del genere. Zergantis 2883. Grazie. Come ti trovi? Vedo io curvare da qua. Sì. Ok, è morto Lorat. Quanto sei diventato crudele. Ah, ce l'ha con Elias. O Elias. Prima le brutte notizie. Gemmar aspettava qualcuno. Ok. Elias. Aspetta che è arrivato Ricky. Accettiamo Ricky. Elias aveva. Ok. Molto bene. Allora, bisogna andare ora qua. E per andare lì bisogna fare... Vai, prima facciamo sta strada qui che prendiamo anche una quest, così vi faccio prendere una quest. Guarda, c'è un perso un minerale. Io poi voglio sapere quante risorse serviranno, perché comunque sto prendendo un botto di roba. Mi sa che ne serveranno parecchie. Che veramente, per quella che è la mia... percezione, ce ne stanno dando davvero tante, davvero tante. Troppe. Vabbè, ma che siamo abituati a siamo abituati a Genshin, che cazzo sto dicendo, che ci danno un cazzo. Siamo abituati a quello ormai. È vero. È quello, cioè quando ci vedo il simbolino della mail, ci spero sempre, ma quando ci danno due cose, noi la prego signore ancora un po'. No, Oliver Twist. Un fiorellino. Un fiorellino. Oh, senti, un fiorellino. È importante. Mi prendono in giro perché ho detto un fiorellino. Tipo Homer con una ciabella. In carità, mio signore, per carità, esatto. Un cuore di demone ce l'ho. Ah, però sul cuore di demone non mi prendi per il culo. Sul fiorellino sì, però, eh. Ah, ok. Ah, ok. No, no, bene, bene. Non so, non c'è più religione. Infatti, diavolo, ecco appunto il braccino. Oggi ho portato la Play 5 a casa. È tornata a casa la Play 5, che non l'avevo ancora portata in casa nuova.
Non ci avevo giocato ancora un cazzo. Ah, rifiuta Lilith al santuario nascosto. Cioè, dobbiamo andare da Lilith in un suo santuario e dirgli vaffanculo Lilith. Ok, che sarebbe tornare indietro. L'avete presa la quest voi? Ve l'ha data? Posso la prendo? Aspetta. Oi. Ok. Data. Ve l'ha data? Allora torniamo indietro che dobbiamo tornare da dove siamo arrivati e dire Lilith vaffanculo. Oh, un fiorellino. Ce n'era un altro. Ma come i santuari, Luigi? In che senso i santuari? Ma non in quel senso lì, smettete, smettetela di paragonare. Vabbè, Luigi lo so che lo fa per i meme. Io posso farlo? No. Come tornate indietro? Perché Constant? E c'è la quest, rifiuta la madre. Leggendario nella cassa, ma solo a te, eh? Solo a te... A me la mappa non me lo segna, eh? Quando ho droppato il leggendario mi fa un suonellino, di un suono diverso e vedete una stellina arancione sulla mappa. Il loot non è comunitario, il loot con la chiave. No, nella mia cassa solo tristezza. No, 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 nella mia niente, eh. No, no, nella mia niente, Costa, ti assicuro. Va, non è comunitario, fidati. Cioè, meglio, beato te, meglio, fortuna beato per te. Che poi è bello sto gioco, anche perché tu ti auguri che i tuoi amici droppino di più, perché quando poi andate a fare le cose in quattro, cazzo, io ce lo voglio l'amico, cioè io la voglio Giulia equipaggiata a bestia, che mi toglie l'agro, cioè è una roba figa. Poi il PvP è una roba a parte che io non approfondirò. Però... Sì, ecco, il PvP... Cioè, giocando necromante, non oso immaginare andare contro un necromante. Infatti. Cioè... Colpiscimi. Intanto devi raggiungermi, perché devi... No, non lo so. Non so come l'abbiano gestita. Mi fa un po' paura, soprattutto perché l'unica volta che sono andato nell'unica zona PvP mi è apparso un tagliagole in faccia, mi ha bisciottato. Proprio la mia nemesi. No, ma metteranno sicuramente delle limitazioni, perché... Cioè... Allora, sono nel santuario di Lilith, ma io credo che debba fare una provocazione, tipo... Vediamo un po'. Provocazione, segui i miali del creatore, addio. Siete deboli. Come si fa a rifiutare? Presto serviranno. Tipo no? Tipo no? Proviamo a dire no. Proviamo a dire no. Devo metterlo, però no. Addio. Tu dici addio? Vediamo, no? No. Sì, era no. Sì, era no. Ah, devo pure metterlo. Sì, lo devi mettere, lo devi fare e ti dovrebbe aprire lo scrigno, no? La ciabatta del destino. Per il follow. Ce l'hai fatta? Non me lo mette. Ah, perché hai il pad... Ok, forse ci sono. No, sono coglione io. Ah, ok. Va bene. Poi una pizza. Non salvavo la... Ah, non salvavi le mote. Ok. Poi una pizza. Salvo la pizza. Okay. Prendiamo una pizza. Scusa, intanto io sto organizzando... Prendiamo una pizza? No. Ok. Ok, eccomi. Che pizza ordiniamo, ragazzi? Ho bisogno di idee per le pizze.
No, ma costa, no, ma aumenta di brutto. Ah, tu ne hai trovati 7 da quando hai iniziato a giocare con noi? Porca troia. Mamma mia. Io sono tutto leggendario, ne ho trovati 3. Però ho anche le riluttato dal tizio. Wurstel. Wurstel mi tenti. Che tristezza. Come, quei Wurstel, che tristezza? No, leggendari, ne ho trovata una. Ah, no. Mi ha detto che tristezza la pizza che voglio prendere. No, raga, mi sentite un pelo doppio perché c'è l'audio delle cuffie di Giulia che è tanto alto. Magari se lo puoi abbassare un pelo. O la sensibilità del microfono. Riesci? Abbassare il volume. Prova a abbassare il volume mio. Oh, perfetto. Okay. Ah, no, mi sento doppio. Il volume delle cuffie? Non lo so, si sente la mia voce quando parlo dal tuo microfono. Mi senti ora? Sì, come ti sento. Senti? Perfetto. Meglio di prima? No, ti sento sempre uguale, però quando parlo e c'è il tuo microfono acceso si sente la mia voce tramite il tuo microfono, quello dicevo. Quindi non so se è una questione di... Che sente l'eco da me. Cioè la mia voce entra nel tuo microfono, cioè tu a chi mi ascolti... Va sul... Vabbè, ma lascia perdere. Non è... Se non è troppo disturbante per i ragazzi in chat, a me non dà fastidio. Non lo so. Adesso sento il mio eco. Non lo so. Vabbè, non ti preoccupare. Non è un eco di quelli, secondo me, che fanno venire voglia di strapparti le orecchie e gridare come un Nazgul. Aspetta, però tu sei ferma, no? Ti dobbiamo aspettare, che sennò ti perdi. Ci sei, Giulia? Abbiamo perso Best Cryo. Che poi dico... Sì, sì, ti sento perfettamente. Vai benissimo così, non ti preoccupare. È meglio di prima? Molto meglio di prima. Scendi, vieni giù. Ok. Così ti aspettiamo. C'è il tecnico. E il tecnico audio a fianco. Sì. Sono ignorante io su queste cose, quindi. Ma no, ma non è un fatto di essere ignoranza, è che la tecnologia malvagia ce l'ha con noi. Su questo ho la certezza. Dimmi, trovami una pizza dove andarla a prendere. Scegli tu il posto. E allora niente. No, da solo non la prendo. Da solo da infami. No, ma perché la prossima settimana siamo lì con mamma. Ah, vabbè, ho capito. Sì. No, vabbè, non la prendo. Ma se puoi vendere. No. È che ho fame ora. Sto svenendo. La mamma. Ho mangiato non abbastanza. Ok, ci siamo, perfetto. Lo so che sono le 6:30, come i vecchi. Ho capito. Ma mi mettevo fra una mezz'ora a cucinare. Ma sì, ma non mi serviva niente di impegnativo, solo no, qualcosa. A fare il carry. Ah, vai, ti metti a fare il carry. Fantastico, ragazzi, stasera il carry. Sono felice. No, mi piace. Non lo dico mica per il culo, ma lo farai in vena il carry, lo sai. Sì. I vecchi sanno fame e gli dite di non mangiare. Spero sei un po' una merda, Tino, io te lo dico. Dai, Tino. Sei un po' una merda, eh. Io la finirei con sta storia dell'anzianità e anche in fretta. Oddio, ma è un cancello chiuso. Perché non posso... Ah, perché mi devo abbassare. Stavo dando delle craniate. Anch'io. Ah, dobbiamo... Oddio, che posto è? Ragazzi, ma c'è un botto di roba qua. Oh. Ma è una fortezza? Sì, è una fortezza che va liberata. Ok, quindi... Ah, ma ci si... Ok, ho capito, si può tirare... Madonna, non faccio niente di danno. Quanti anni hai detto di avere? 22. E la mia mamma mi ha detto di non parlare con gli sconosciuti. Ah, portali sotto le travi. Portali qua. E poi rompiamo... Esatto, poi rompi quelli. Tipo, attiriamoli qua. Tiriamoli qua. Vabbè, è successo un cazzo, ho capito. Il layout è
tipo layout americano, layout italiano, layout inglese. Quindi i punti, soprattutto la parte vicino all'invio cambia, e la parte sopra il numerico. Venite di qua, raga, venite di qua. Destra, destra. Quindi tu devi mettere layout italiano. Come è chiuso il cancello? Sì, si è chiuso il cancello. Come osi il cancello essere chiuso? Ora è aperto? Ah no, è necessaria una chiave. Ok, non ho la chiave. Poi ci torno qui. Sì, esatto, a Naun. Ormai non dico più la metà, mi sono rotto. L'ho detta una volta, l'ho detta mille volte. Poi la gente comincia a dirti, Zerganziano, che veramente vorrei vedervi voi alla mia età. Ok, oh cacchio, c'è un elite qua in mezzo. Arrivo. Buon appetito, Dino. Madonna, quanto è grosso sto cinghiale. Ganondorf. Attenzione. Calamità Ganon. Ah, ma raga, gabbia. Ok. Hai giocato Zelda? L'avete giocato Zelda voi? Yes. Sì, anche quello con calma. Io voglio finirlo prima possibile, perché sto malissimo a non averlo finito. A me piace andare in giro e... Ah, quello, vabbè. Soprattutto andare a fare la mia caccia eyeliner, adoro. Vabbè, quello è lungo. Oh, cacchio, 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 cacchio. No, in realtà no. Vabbè, Zelda è lungo, cioè, minchia. Vabbè, sì, vabbè, Zelda sì, no. Pensavo intendessi la caccia al Lynel. No, 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 no. Ma a parte che il Lynel credo che te li dia in base a quanti cuori hai. Alcuni spawnino in base a quanti cuori hai, Tipo quello argentato devi avere un tot numero di cuori, se non dico una cavolata, Io ho trovato quasi all'inizio, avevo 5-6 cuori, mi sembra. Ma c'è un minimo riguardo a quelli, quindi può darsi che sia ad esempio già quello al minimo. Io non lo sapevo. Sì. Questa è la mia nuova. Cercate su LinkedIn per sapere l'età di Zerga, lol. Chiavi deposito. Ma quanti elite ci sono? Il mio esercito è morto. Dove siete? Aiutatemi, che c'è un elite, non riesco a ucciderlo. Pagherai per questo. Serga Loli ha 500 anni non può, e non può farti niente, non può farti male. Zerga ha 43 anni, esatto. Esatto. Porca, tutto sto schifo di veleno e c'ho l'agro io. Vieni qua. Ma guarda che la merda che non ha mollato. Ok, venite con la chiave. La mia età è il livello del personaggio di Diablo. La mia età è variabile, dipende dal livello dei personaggi dei miei videogiochi. Finalmente avete scoperto il mio segreto. Quartermastro Ezim. Vai, manda gli scheletrini, no, mi fa fear. Vai con gli scheletrini. Che palle sto fear. Ok, è morto. Molto bene. Costanza, sei droppato un altro leggendario? Io fossi in te... Andrei a Lourdes. Giocherei al Super Enalotto. Infatti, guardalo, è fermo. Vuol dire che l'ha droppato. Sono 8. Che culo che hai, madonna. Madonna, santa. Quando si ferma vuol dire che ha droppato, che ha sculato. Va bene. Minchia, lo sculo di Costant. Ma sono le mie live che portano culo, dai, diciamolo. Diciamo la verità. Diciamolo una volta per tutte. Tanta tristezza. Tra i miei bauli c'è niente. Tanta tristezza. Vabbè. Ok. No, comunque anch'io non sto... Cioè, è andata bene. È andata bene, ma non ho trovato altre cose. Dai, quando cominci a trovare... Comunque, ora, il leggendario, ok. Quando cominci a girare, quando cominci a droppare verde, che lì le cose cominciano un attimino, lì gridi veramente. Quando ti arrivano i verdini, Mamma mia. Dopo devi fare anche il set completo. Sì. Visto, Ricky? Poi bisogna vedere le prime build, perché per ora... Ok, salire qua sopra è servito a... Niente. Nulla.
È stato bello, però. Vista l'esperienza accumulata finora, raccomanderesti l'incantatore per livellare una rottura di palle indefinita? Per ora, per quella che è la mia esperienza. Ma secondo me dopo sì. Ma io posso barare? No. Secondo me dopo vale la pena profondamente, vedrete. Cioè, se vi piace uno che sia un glass cannon, ma che vi tiri delle corche di Gesù. Oddio, ma perché è buggato? Ma è buggato? Ah no, dovevamo esserci tutti. Dai. E personalmente è questo che fa. Fa anche danno e quello che volete, eh. Sgatto, non lo so se nella 3.1. No, nella 3.1 sì. Dovrebbero mettere nuovi pezzi di storia. Non so se mettono un level cap, ma... O comunque non gli faccio niente, eh. Non vedo manco niente. Ma quello è un altro discorso. Da perché hai pensato subito che mi riferissi a te? No, ma anche cosa. No, ma anche lui mette oscurità, eh. Quindi non si vede un cazzo quando entri nel suo robo nero. Nella 1.1, raga, mi sono confuso. Non vedo niente. Maledetto. Ma è lui, non sei tu. Da me io ho tutto lo schermo nero. Ma infatti, ma tu puoi castare quando hai lo schermo nero? Perché io no. Sì, sì. Allora sono io che... Cioè, se io ora mi... Sì, se ho lo schermo nero non posso castare. Sì, sì, mi toglie la possibilità di castare. Almeno lo schermo nero da me è derivato proprio da me. No, a me è derivato da lui. C'ho proprio il blink blink sulla testa anche. Targate le Blizzard 70. Perché nel futuro c'è tutti i PC. Cioè, no, non ci li ho tutti. Mi sa dire se c'è ulteriore. Ah, non c'è. Non credo level cap. Comunque, scatto. Comunque, non credo che sia quello. Comunque, guarda, Nox, gioca quello che ti piace di più. Lo so che sei. Ho droppato anch'io un leggendario. Protezione per il torso. Oh, guarda, sempre tanta tristezza. Vabbè, ma perché sei bassa di livello. Più sali di livello, più ti dà roba. Beh, oddio. Hanno cambiato dura sta cosa nel 3. Mi ricordo che anche all'inizio ne droppavi. Ma veramente schifo. Quello che ho droppato una roba orrenda. Veramente, veramente brutta. Allora, questo. Santuario del Viandante. Per eseguire il gruppo deve essere presente. Dovete venire anche voi. Santuario del Viandante. No, ma che ninja looting. Non puoi ninja littare. Ma il pet che raccatta i soldi, lo metteranno più avanti. Se lo droppi, dipende se lo droppi. Ah, abbiamo... Ok, abbiamo preso... Ok, quindi abbiamo il TP ora qua. Io sta armatura la rompo. La rompo, mi spiace. Ho deciso che la rompo. Zerga, io purtroppo devo staccare che devo iniziare a preparare la cena. Ma non ti preoccupare, grazie mille per essere stata con noi live. Grazie a voi. Quando vuoi, se vuoi venire a farmare abbiamo tempo, unisciti pure, va bene? Cercherò di diventare più... No, ma se hai voglia, non è che ti obbligo, obbligo, vai tranquilla. Ah no, guarda, purtroppo, cioè, col lavoro. Però quando riesco, super volentieri. Sempre se il lavoro lo permette. Mi raccomando. Allora, come si fa ad uscire? Devi fare tipo tasto destro sul tuo... ti butto fuori io, dai. Va bene. Ok, ok. Ciao. Ok. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ok, abbiamo risolto qui. Tanto mi piglio la quest, parlo con lui. Sì, no, comunque è devastante. Constantine 2 si droppa veramente, veramente il Cristo, eh. Me lo chiedo. In 2 si droppa veramente, veramente, veramente il Cristo. Sono d'accordissimo. Ok, di qua. Andiamo avanti. Cioè, comunque alla fine della fiera, al di là dell'XP che abbiamo fatto, che comunque è tanta... Diciamo di no al lavoro e diciamo sì a Valsoia, al reddito di cittadinanza. Oltretutto lo levano il reddito di cittadinanza quest'anno, sbaglio? No. Gli cambiano nome, semplicemente? Un po' più light? Mannaggia. Ah vabbè, io non so e non voglio sapere.
vivo nella mia ignoranza e va bene così. No, sgatto, non lo puoi dire. Questa è una live depoliticizzata. Quindi per me veramente evito. Anche perché l'unica volta che ho provato ad azzardare a dire una roba che non mi faceva piacere, di una roba che non c'entrava con la politica italiana, è esploso il putiferio. Quindi mi faccio i cazzi miei. Viva viva la mia città e la politica cittadina. Sindaco e assessori, il resto non mi interessa. Che anche lì con molta calma. Allora, devo fare un attimo una quest qui, se mi dai un attimo. Devo trovare l'accampamento fatiscente. Per vivere sereni, bannare... Esatto. Che poi anche lì non è vero, perché io sono la rappresentazione umana che questo detto non vale, visto che basta anche Genshin per non vivere sereni, vi assicuro. Però... Ok. Ecco, se volete vivere sereni, non fate il creator. Non lo fate. Proprio no. L'accampamento fatiscente sarà questo? Ottieni gli effetti personali dagli scheletri. Ma questi non sono scheletri. Sono scheletri questi? Può darsi. Ottieni gli effetti personali dagli scheletri. Vabbè, di qua, Constant. Oh, vabbè. Metto a ammazzare scheletri. Quindi vengo di qua. Vengo da qua. Quelli che stanno peggio sono gli studenti di medicina. Ah, vabbè. Gli studenti di medicina sono sempre quelli un po' messi sotto torchio. Boom. Effetti personali. Dammi la mancia per il delivery. Ma io, se potessi chiedere a te di farmi il delivery, guarda, che vivrei molto meglio. Sarai felice. Mica morte. Vabbè, ma morte è a posto. Morte ormai a medicina è finita. Ormai medicina lui l'ha finita. Non vi preoccupate. Ormai lui è in fondo a medicina. Vede la luce. Però sì, lui era una di quelle rappresentazioni di alto sadomasochismo della propria vita. Riguardo veramente a scelta di professione parallela agli studi. Che poi è professione, perché attualmente comunque è quello che è. Che cos'è? Cassa della tribù dei buon qualcosa. Mori. Bene che ritornano su, mi fa piacere. Mi serviva proprio che ritornaste su. Oh, devo trovare degli effetti personali, guys. Ok. Faccio un'elite. Vieni, che lo ammazziamo. Oh, una piantina. Bello lui. Buono lui. Buonissimo lui. Ma che farsa. Ero convinto fosse più grosso. L'abbiamo spaccato. Zerga deluso. Beh, ma medicina dopo gli studi è peggio. E non lo so, ragazzi, io non l'ho fatta medicina, ma immagino sia comunque un bordello, quindi... Facciamo un giro di qua. Facciamo un giro di qua, Costa. Facciamo un giro lungo, guarda. Vieni. Secondo me qua c'è una roba figa. Sento odore di statua di Lilith. Ignora questi un attimo. Che sento odore di statua di Lilith. Oh beh, questi li facciamo invece. Ok. Oh, comunque ci abbiamo ancora spazio, raga, se vi volete unire, Minchia, sono usciti un po' di scheletri. Non volevo. Costan, girati. Ho fatto un casino. Troppi. Minchia, però per il druido, se glieli tieni tutti fermi col congelamento, cioè stragodi proprio. Ok.
Mori. Allora, andiamo su che sento puzza di statua di Lilith. Vabbè, qua scrigno, ovviamente. Dove tu beccherai il tuo ennesimo leggendario perché sei sculato. No, ok. Si può cambiare il livello del mondo quando si vuole? Sì. Ok, qua no. Solo questa cosa qui. Vuoi dire che ho sbagliato? Niente statua di Lilith? Costant, scusa, ti ho portato a perdere. Ero convinto di trovare qualcosa. Aveva senso nella mia testa. Il radar non work. Prima aveva funzionato. Ok, me ne manca uno. Me lo droppasse lui sarebbe troppo bello per essere vero. Col cazzo. Quindi lo prendo da questi. Ok, avevo finito, finito. Andiamo, andiamo. Non so se ce l'hai anche tu sta quest, Constant. Volentieri, Maki, volentieri. Mi farebbe molto piacere. Tanto ripeto, finché giochiamo così è ancora tutto molto, cioè, super friendly. Poi vedo, stiamo facendo un po' di XP, quindi. Costa, dimmi qualcosa, perché sennò andiamo di là. Ok, teleport. Che io ho finito qui. Ok, seguimi, seguimi. Comunque è strano che non mi abbiano dato la quest di fare il dungeon qua dentro la roccaforte. Quindi prepariamoci perché arriverà. Questo è quello che ho trovato. Missione compiuta. Cristalli opachi. Vabbè, due. Poi insulsi. Qua l'ho liberato. Ok, c'è un po' di roba da parlare. Dammi un attimo. Parlo con questo. Non posso farlo. Spada e scudo? Sarò io il bandito stavolta. Andiamo. Si nasconde nelle gallerie qui vicino. Ah, ecco, infatti. Immaginavo che ci fosse da fare questa. Era pseudo obbligatoria. Ok, let's go. Sono entrato dentro. Non mi vedi? Ho un LG... Non so il nome. Ah, non hai preso la quest, non la puoi fare. Fuck. Fammela finì. Fammela finì, Constant. Ero convinto l'avessi presa. Vai pure ad ammazzare roba, scusami. Ero convinto l'avessi preso anche tu, mi spiace. No, non è... sì, credo di sì, credo che sia 2K. Non mi ricordo il nome, poi ve lo dico... Poi ve lo dirò meglio. In questo momento mi viene un po' difficile. Ok, qua è il rifugio dei ladri. Da solo io qua faccio fatica un pochino. Perché ho i perk un po' sbagliati, però l'equip... Ok, vabbè, qua abbiamo rotto un po'. Sperando di andare nella parte giusta. Poi qua c'è gente, la skip non mi interessa. Scrigno, che se non mi droppi leggendario sei inutile. Ok, andiamo avanti. A trappola. Arrivati tutti, lol.
Orco. Ero sotto il fuoco. Avevo il fuoco sotto il culo, mi sa. Ok. Uff. M'ha menato. M'ha menato forte. M'hanno menato davvero forte. Ok, niente leggendario. Mi ne frega niente dell'elite. Vado dritto, così almeno Constant mi aspetta meno. Tanto grazie a Dio il mago ha un po' più di velocità da questo punto di vista. Ok. Covo dei ladri. Borza, so che sei qui, brutto bastardo. Dove sei, Borza, bastardo? Bene, bene. Eccolo, enorme Borza. Dalla gabbia, Topolino. Hai imparato la lezione? Lol. Oh oh. No, ma sei serio? Mi hai tradito, figlio della... Ma pensa te. Dai, tranquillo, Constant. Quando vuoi. Cazzo di veleno. E niente. Oh, morto. Sprecato l'opportunità che hai avuto. Peccato. Ok. Arrivo. Ho finito, Constant. Scusami, era... Devo menare uno lì sotto. Non finché sono in città. Speravo in una ricompensa migliore, ma niente. Ok, andiamo. Quindi di qui. Non posso farlo qui. Ciao Laxar, come stai? Eh? Ma stai ancora guardando tastiere? Ma minchia, ma prendi quella che ti ho detto, è buona, no? Oh, c'è una quest. Il layout è in inglese? Allora devi prendere il layout in italiano. Aspetta, mi sono scocciata per quello, perché vuole che tipo la parte di una della fanatic. Allora, qua c'è una quest che si prende di qua. Dai. Alla grande. Avidità, vai col cash. Oh boh. Voleva che scrivessimo il nome. Pugnale. Pugnale leggendario, attenzione. Forse saprà dirmi di più. Questo.
Questo. I colpi con l'abilità prima mentre la velocità d'attacco del... Minchia. Questo potrebbe essere molto interessante. Cioè, se io faccio così, vediamo come cambia. Se cambia. Cioè, non è la cosa migliore, ma il fatto di aumentare magari gli attacchi base, questo potrebbe aiutarmi un sacco. Vediamo. Non so. Però avere un'arma a una mano. Vieni qua che facciamo un evento. Arma a una mano e focus. Se è superiore, sempre me. Mi sembra che il DPS sia aumentato comunque. Così a grandi linee. Così. Boom. No, l'ho fermato il detonatore. Tanto arrivano tutti da qua. Ok. Ok. Minchia, quelli che esplodono molestissimi. Lui il problema. Bisogna ammazzare l'elite, sennò è un casino. Perché li tira su questo. Oh boia, vabbè, sono mortissimi. Non la vedo benissimo la situazione. Continuano a detonarli in faccia, poverini. Madonna. Chi c'è che li tira su? Dai. Questo. Vabbè, vabbè, ce l'abbiamo fatta con i sopravvissuti, dai, ce l'abbiamo fatta. Boom. Alla grande. Dai che è un altro leggendario, me lo sento. Yes! Il bastone. Ma io non lo uso sto bastone qua. Ma cazzarola. Vabbè. Fa nulla. Non lo uso. Andrebbe rinfuso, però anche lì trovare l'arma. Sto droppando. Io non ho trovato un buono di... No, ma manco io, Manco io. Hanno tutti i perk del cazzo. Però comunque sono leggendari. Teniamoceli da parte. Cioè, anche se non ho i perk, comunque stiamo di fronte a una roba... Che insomma è interessante. Anche perché se guardi i materiali statistiche, comunque vai a vedere la build, tutti i danni, cioè alla fine non sono messo male. Ci prendiamo un po' di XP qua. Poi prendiamo la quest più che altro. Ok, io dovrei entrare tipo qua dentro per la quest. Tu puoi entrarci? C'è nessuno. Ah, devi accendere anche tu. Grande, sono contento. Omicidio in sacrestia. Sì, Costa, scusa, ho fatto il giro. Ho barato. E qui dove?
Dobbiamo i cadaveri. Qua, 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 qua. Bisogna andare di là. Vai, vai, tu avviati che io mi teletrasporto. No, perché non... Dai, l'ho fatto prima. Ah, perché avrò il busto, forse. Forse il busto non si teletrasporta con me. Può darsi. Probabile. È un po' probabile. Arrivo, lo poso. Vai, fantasmi, dai, a posto. Prendiamoli tutti, prendiamoli tutti. Di più, di più, di più, di più. Non vengono. Ma Dio buono. Dai. Oh, ok. Ok. Olè. Dritti per dritti. Let's go. Ok, è uscito fuori un ibrido. Un ibrido con due B. Buona spettri maledetti. Vai. La ciabatta del destino. Per il follow. Allora, non di qua. Proviamo di qua, Constant. Qua c'è gente e si gode. Godopoli. Dimmi, Jill. L'idea è si caggia duri come la coda di Kangol. LOL. E si torna col discorso. Ok, let's go. Sei ferito, dov'è la batte? L'archivio, ok. Ah, ma c'era questo tipo di... Ah, perché Constant ha skippato tutto. Scopato gioco, chi si dice tra il comando e incantatore. Hanno due stili di gioco completamente diversi. L'incantatore si basa sullo shot... Cioè, puoi farlo farming, quindi AOE, oppure danno singolo fortissimo, quindi sei un glass cannon per poco tempo, tu però sei veramente, veramente, veramente tanto forte sul DPS. Poi devi essere un po' più sneaky, sei veramente fragile. Il negromante invece è più tankoso, ma più che altro si basa tutto su quanti scheletri e cadaveri evoca. Quindi sei più a sciame, cioè evochi un esercito che fa danno e ti protegge togliendo l'aggro da te. Sono dei stili di giochi molto diversi. Personalmente io preferisco il sorcerer, però alla fine vedrai che li farai entrambi. Poi comunque puoi cominciare uno, ti fai una decina di livelli, vedi se non ti piace lo rifai, eh. Cioè tanto se il gioco lo manderai avanti... conta che insomma giocherai un po' tutto una certa, eh. Buonasera. Visto che sarà una settimana carica, non esagerare che... Grazie Fusco, hai ragione. Però settimana prossima me ne vado via un giorno, come avete visto, in Patagonia. Grazie mille per il follow. Devo abbassare gli alert, porca miseria. Grazie di cuore per i 2 mesi, Pretor. Grazie mille. Sono mezzo morto. Oddio. Grazie di cuore. No, no, me ne vado via un giorno, me ne vado via. Un giorno e mezzo. Che ne ho bisogno, se no sclero, non impazzisco. Grazie mille, Pretor, per la sub, grazie di cuore. I flaffuli. Ok, siamo arrivati praticamente. Il mese della riconferma, grazie di cuore, bello. Conta molto per me, grazie. Soprattutto in un mese dove, insomma, porto Diablo principalmente. E porteremo sto mese Diablo, Genshin, Honkai e forse Street Fighter. Dipende se me lo prendo o meno. Devo decidere. Ok, qua c'è una statua. Ci hai pensato tu con la tua di statua? C'è un'altra statua più indietro? Oh mamma, ce ne sono più indietro. Ok, abbiamo direi aperto. Sto mese se riesco vado anche al bagno, è vero.
No, vabbè, ma è più una... è più i video mi stanno uccidendo ultimamente, perché devo farli bene. C'è della roba che non voglio essere banale. Ok, merito di bruciare insieme a tutti gli altri. Eidolon di Orbei. Va bene. Come lì, un Eidolon, sa anche lui, è uno. Mi chiamano insufficiente. Il mana insufficiente. Non vedo un cazzo. Non so dove sia lui. Ok, qua. È sempre lì. Vabbè, un po' gli abbiamo fatto. Oggi ho fatto i primi tre di memory a 3 stelle. Ora tocca al quarto. Ma quel giorno riposati, perché devi fare il video live e ti consuma con lo stediamo. Sì, no, no. Allora, io non mi sono messo ancora a fare i memory livello alto, che onestamente non... Però poi lo faccio, poi mi metto a farli. Perché tanto fai la guida di una roba che una volta che arrivi al 90 diventa inutile. Cioè, farei views adesso per una roba che quando poi avremo la possibilità di arrivare al level cap massimo, poi fai abbastanza veloce. Ti dico che DPS al 70, ma io ce l'ho il DPS al 70, ragazzi. Però non mi sono messo lì a far niente, praticamente. Olè, morto. Tra un mese Zerga fa il video aggiornato, appunto. E nessun segreto sarà loro celato. Appunto. Va bene, Elias. Quindi usciamo di qua, immagino. A piotte. Che non si può uscire normale, a meno che non si faccia T. E niente. Credo, almeno. Sì, no, ma io ho farmato un macello senza far storia, perché son pirla. Che son babbo. No, ma le build di Diablo, raga, no, fair. Build di Diablo. Quelle ci vuole. Quelle non è come Genshin Honkai. No, no, quelle bisogna arrivare in fondo. Dammi il cavallo. Mi ha fatto un infinito. Devo aspettare l'arrivo dei miei alleati. Devo aspettare Constant. Tanto vado in bagno io un attimo. Arrivo che vado un attimo alla toilette. Proteggendo quell'idiota, Gambar. No. Questa è opera di Elias. Ma lui dov'è? La risposta si trova nello...